Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a vedere che cosa scambiano le persone per il nuovissimo pet Robux, l'Hot Dog. Ma prima di iniziare questo video, se anche voi volete il vostro Dream Pet, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate il vostro username Roblox. Vi ricordo anche di seguirmi su Roblox schiacciando i tre puntini in alto a destra e unirvi al mio gruppo SPZ Squad, dove potete trovare nella sezione negozio ogni settimana tantissime nuove magliette. Se invece volete la mia amicizia su Roblox o se volete semplicemente giocare con me, andate a dare un'occhiata agli abbonamenti vicino al bottoncino iscriviti. Tra l'altro devo salutare degli abbonati che sono Ghepardo 16, Noxy TV, Califa Maio Gueye, Nezuko VGF, Salito YouTube, Francesco Bernardini e FP Jenny FP. Grazie mille veramente per essere abbonati, vi mando un saluto. Se anche volete far parte della Civita Squad, come al solito vi ricordo che trovate tutti i link giù in descrizione. Eccoci qui su Adopt Me e come potete vedere c'è scritto che l'estate è appena iniziata, perché abbiamo nuova area, nuovo minigame, nuovo festival dell'estate. E quindi abbiamo anche un nuovo pet Robux, che è l'Hot Dog. Credo si chiami così anche in italiano, non ho ben capito. Alcuni mi hanno detto cane caldo, io veramente non lo so. Ovviamente lo vedrete nel titolo come si chiama questo pet, perché per il momento non ho capito nulla. Schiacciamo su play. Tra l'altro ho fatto una live dove sono andato a comprare il nuovo pet. Ho comprato anche l'altro pet, ho giocato ai minigiochi, insomma ho fatto un po' di roba. E adesso dovrei essere in un server ricco, perché oggi andremo a vedere cosa scambiano per non l'Anglefish, che l'ho trovato in un Danger Egg purtroppo, ma vediamo che cosa scambiano per l'Hot Dog, che devo dire Neon è molto molto carino. Cioè io l'ho visto Neon e mi è piaciuto veramente veramente un sacco nel journal. Allora, se vi siete persi la live, vi faccio vedere qua com'è Neon. Cioè guardate quanto è carino Neon. Tra l'altro mi piace questa cosa che è sfumato, non ho capito se è così o se è il journal che magari è sbagliato, ma raga è bellissimo. Tra l'altro ho sbagliato e sono uscito fuori casa, in realtà devo andare al centro, quindi vado su gift e vado a teletrasportarmi al centro. Sono curioso di vedere cosa scambiano per questo pet, anche se io sinceramente non vorrei scambiarlo perché è troppo troppo carino. Però questo video, come al solito, vi ricordo che lo faccio per voi, per vedere se insomma ne vale la pena, perché comunque sapete com'è, è finita, cioè è iniziata l'estate, avete finito la scuola, magari alcuni sono stati promossi, hanno fatto l'esame, magari dicono i vostri genitori vi hanno regalato i Robux e dite vabbè mi prendo un Hot Dog e lo scambio. Prima di comprarlo guardate il video, così capiamo un po' insieme che cosa scambiano per questo pet. Tra l'altro le interazioni disattivate, vado un attimo ad attivarle. Trading everyone, ok. E andiamo a scrivere trading new hot dog e vediamo un po' se c'è qualcuno interessato. Se non c'è nessuno, scherzavo, perché già c'è uno, Kylie May. Vediamo un po' che cosa ci offre per... Oh raga, me lo sono perso. Dove sei? Hot dog, eccolo qua. Me lo devo mettere nei preferiti, perché sennò poi me lo perdo. Allora, offerta non mi fa impazzire. Allora, è un Golden King Penguin, che a me non fa impazzire. Uno Shitlat Pony Light Brown, questo già è carino. King Penguin, niente di che. E poi abbiamo l'Orange Butterfly. Se non sbaglio, questa qua era a pagamento, quindi ci sta. Comunque è la prima offerta e non sarei nemmeno andato ad accettare, perché non mi fa impazzire. Quindi andiamo a declinare. Continuiamo a scrivere trading new hot dog e speriamo che qualcuno ci fa l'offerta. Ovviamente appena, cioè già sonno questo raga, l'ho appena equipaggiato e già sonno. Tra l'altro ho visto che mi avete continuato a scrivere Oddio Federico, il nome YT, ne ho parlato in live. E raga, non so che fare, vedrò che cosa fare con sto nome e scogiterò un piano. Latte Bear Blazes, ok. Allora vediamo cosa offre. Wow, un Ninja Dragon Ride e basta. Se la sua offerta è questa, è una pessima offerta, perché lo potete trovare nei Cracked Egg. Vabbè, vado a declinare, perché è 3 ore, non è successo nulla, quindi vado a declinare. L Place Roblox, vediamo un po' che cosa offre. Tra l'altro spero che questo video non è buggato, perché la live è stata un sacco buggata. Momentaneamente qua mi dice che tutto ok. Wow, bella bella offerta, questo è un Kaleum Servi, ok. Un Water Moon Beer e una B. Secondo me è una bella offerta, anche perché questo qua, il Kaleum Servi, è Ride ed è preteen, quindi l'ha cresciuto. E questi due, comunque uno è Robux, vabbè l'app la potete trovare un po' ovunque. E questo qua non si trova più, niente di che. Però mi piace il Kaleum Servi, ovviamente Ride ed è quasi full grown, quindi per il momento vado a declinare. Ok, gli ho scritto che è una bella offerta e che ci penso. Ok, quindi adesso continuiamo a scrivere trading new hot dog. The Chicken Man, comunque offerte ce ne stanno mandando veramente tante, quindi credo proprio che questo pet piace. Soprattutto secondo me Neon ne vale la pena. Allora adesso non vado a fare il minigame. Wow, ok, una Lunar White Tiger Neon. E
ok, un Ox Neon. Non sono dei pet super wow e molto richiesti, però, ah, pick one pure, no, sto cavolo, raga, cioè, pick one, niente. Andiamo a declinare. Ah, stavo dicendo, ma dove sono andati tutti? Tutti sono andati a fare il minigame, quindi se per caso non vedete più nessuno qua al centro, anche voi, mentre state scambiando, raga, è per quello, perché se ne sono andati tutti al minigame, quindi purtroppo, ecco, la cosa brutta di qui quando ci sono questi minigame è che ogni volta la gente se ne va e viene, sa che prossima volta ci conviene andare con loro a fare il minigame, perché comunque, tanto se il centro diventa così impoverito, why won't you take my offer? Perché non mi piace, zia. Nanuka 12. Dai Nanuka, facci una bella offerta. Wow, ok, Frost Fury Fly Ride. E già qui ragioniamo, perché secondo me questa è una bella offerta. Ho appena iniziato il video, sto registrando da 8 minuti, quindi direi che, allora, andiamo a scrivergli. Però insomma, gli ho scritto se posso pensarci, perché mi sa che non legge i messaggi, perché mi ha mandato di nuovo la checkmark che l'ha accettato. Però raga, purtroppo momentaneamente non posso accettarla, perché devo vedere sto dog se c'è qualcuno interessato. Ma raga, c'è ancora il kit del campeggio, perché andrei a comprarlo e magari ho fatto una cavolata, devo comprarlo prima, o forse l'ha levato. Non c'è ancora 200 Robux. Raga, secondo me aspettate, no, a meno che Toys. Raga, aspettate un attimo. Voglio andare un attimo a vedere se ha il campeggio, che è Just Michelle YouTube YT. Però non sia la chimera la sua offerta, perché non mi piace per niente. Intanto sono dalla parte sbagliata, vero? Tra l'altro hanno, ma no, ma non con la chimera. Ok, Sunny. Ah, aspettate un attimo, in che senso Sunny? Vabbè, now Sunny, 27 giorni dice che c'è il sole e poi ricomincia tutta la rotazione, va bene, va bene. Allora, volevo andare al campeggio perché, e voi direte, ma che cavolo sta andando a fare? Perché voglio andare a vedere se effettivamente al campeggio posso andare a comprare una tenda, no? Per far dormire il pet fuori. Perché a me dà fastidio sta missione del sonno e vorrei smetterla. Cioè, vorrei che ci fosse qualcosa che lo fa smettere, che lo piazzo lì. Però mi sa di no, raga. L'unico modo per avere, mi sa che è la tenda. Però questo cos'è? Eh no, vedete, camper tent. Vedete, ci sono anche questi sacchi a pelo. Quanto costano? 1000. Però è più carino questo, quindi vado a comprare questo, perché non ce l'ho. E la compriamo rossa, ovviamente, perché a me piace il rosso. E sì, vedete, allora ok, fantastico. Quindi abbiamo risolto il problema del pet che ha sonno, vero? Ragazzi, io per esempio vado un attimo al centro. Ecco, perché voi non lo sentite, io purtroppo in cuffia ho sto pet che ha sonno. E veramente, oh mio Dio, ok, che si è ripopolato. Quindi adesso, tipo esempio, no? Io piazzo qua la tenda e lui va a dormire. Ah, oh, raga, finalmente abbiamo risolto. Ok, mi mancava un oggetto del genere, perché non lo sopportavo più. Ok, riprendiamoci il nostro hot dog. E adesso che si è ripopolato, ricontinuiamo a scrivere trading hot dog, perché mi sembra che ci sia un sacco di gente in più rispetto a prima. Quindi, beh, direi che in teoria dovrebbero mandarci più richieste. Tra l'altro abbiamo bei pet, sto vedendo. Cioè, adesso provo a zoomare un po', ma abbiamo bei pet. Emily Panda, vediamo un po'. Mi sembra che lei non ci ha ancora mandato nessuna richiesta. Quindi, ovviamente, ho dimenticato di nuovo di mettere l'hot dog tra i preferiti. Vi giuro che adesso lo faccio. Vediamo un po' che cosa offre per l'hot dog. Sei il vero. È una ragazza che ci segue, quindi Emily, se stai guardando questo video, ti saluto. E ci sta offrendo, allora, due happy duckling che io adoro, un pet egg. Non male come offerta, però siccome è leggendario e Robux, io preferirei scambiarlo per qualcosa di Robux che mi manca, o comunque più leggendari classici. Quindi per il momento vado a declinare. Queenbee9864, vediamo un po' che cosa offre per il nostro hot dog, che finalmente dopo fine video sono riuscito a metterlo tra i preferiti. E vediamo un po' cosa ci offre. Ok, questa qua è una Poison Frog Ride. Bel bel pet, però direi che decisamente poco, visto che ne ho un sacco di queste rane e si possono trovare nel Danger Egg. Quindi direi proprio di declinare. Lanky Box Games, vediamo un po' che cosa ci offre. Dai, fateci una bella offerta. Finora comunque non è che ho ricevuto nessuna offerta super wow. Un Cobra, direi decisamente di no, perché il Cobra c'è stato per un sacco di tempo. Lo so che non si trova più, ma direi di andare a declinare, perché a me personalmente non interessa, quindi vado a declinare. Vai Bob Tina, facci una bella offerta. Ok, una frog, questa qua è la frog del dell'OC Egg, però sinceramente add please because, ah, pure add, ma assolutamente. Provo ancora un paio di volte a scrivere trading new hot dog, nel caso in cui non mi facessero belle offerte vado a cambiare server, solo una volta, giuro, perché non voglio cambiare 500 server. Ma raga, finora non ci hanno offerto niente di che, quindi magari non vorrei essere nel server sbagliato. Ecco, Busy Buzzing, vediamo un po' che cosa ci offre. Dai, incrociamo le dita, raga, così magari non cambio server. Speriamo, ma non credo. Ok, infatti no. Un Lunar
Moonbeer, che no, assolutamente no, non mi interessa, non sono interessato, quindi vado a declinare. Ok, ho appena cambiato server per quello di prima, come vi ho già detto, niente di che, cioè non ci hanno offerto nulla, quindi proviamo a vedere se magari in quest'altro server ci va più di fortuna, anche se lo vedo mezzo vuoto e non so se è perché magari il minigame, la missione del minigame, o se magari è proprio vuoto lui il server, non ne ho la più pallida idea. Wolf Girl, vediamo un po' che cosa ci offre per il nostro hot dog. Ok, uno spinosauro. Allora, lo spinosauro a me, io non ce l'ho più perché l'ho scambiato per il video dove andavo a scambiare tutti i pet. Però questo qua vi ricordo che rimane in game per un sacco di tempo, lo spinosauro, almeno 2-3 mesi, anche di più in genere. Quindi possiamo sempre trovarlo, mentre lo doggo e Robux, quindi voi sapete come la penso, vado a declinare. Zoo qualcosa. Vediamo che cosa offre. Per il nostro doggo un cracked egg, ma anche no. Cioè veramente ci ha messo un cracked egg e un buffalo. Beh, direi proprio di no. Dei cyber x zo qualcosa. Oh mio Dio, uno Yule Log Dog Neon. Neon. Non ho la più pallida idea di quanto vale uno Yule Log Dog. Ma se questa è veramente la sua offerta, è impazzita. Perché è... Can you add? Allora, non so se sto facendo bene o se sto facendo male. Magari è una gran cavolata. Però io lo Yule Log Dog proprio non ce l'ho come pet. Quindi sono super interessato ad averlo. Tra l'altro è neon, raga, è un leggendario. Io gli sto dando lo doggo che è neon, un clownfish neon che vabbè, niente di che, e un danger egg e un lava wolf. Tanto ne ho 4, quindi siamo a posto. Secondo me, raga, non so se è un bello scambio, non ne ho la più pallida idea se ho fatto bene, se ho fatto male. Non so quanto valga su Yule log dog, detto sinceramente, però a me mancava. Quindi per quanto questo non sia tra i miei pet preferiti, comunque raga, mi mancava, è neon, è leggendario, non si trova più, è difficile da trovare, quindi secondo me ci sta. In ogni modo, fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti. Ho fatto bene, ho fatto male? A me mancava veramente lo Yule Log Dog, soprattutto Neon e Ride, quindi ho detto vabbè, visto che mi manca proprio come pet in generale, accettiamo. Ma come al solito, scrivetemi voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao.